Vi portiamo oggi a Norcia, un luogo bellissimo dell'Umbria, il luogo di San Benedetto da Norcia. Allora cercheremo di capire chi è San Benedetto da Norcia e in questo viaggio bellissimo, suggestivo, ci faremo guidare da due monaci benedettini. Vi presento subito Don Luigi Maria di Bussolo, buongiorno. E poi Don John McKenzie dagli Stati Uniti, buongiorno. Buongiorno. Anche lui monaco benedettino. Mi aiutate a capire chi era San Benedetto? Abbiamo detto San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Chi è San Benedetto da Norcia? Beh, San Benedetto è intanto un grande santo. E dalla biografia che abbiamo di San Gregorio Magno, che ci ha lasciato nel secondo libro dei dialoghi, lo definisce come l'uomo di Dio, Benedetto, Vir Dei Benedictus. E sempre da questa biografia emerge quindi la figura di un santo, di un fondatore, di un abate che segue e si prende cura dei propri monaci, di un uomo che compie un percorso spirituale di ricerca di Dio e poi un uomo che comunica questa santità e quindi opera una evangelizzazione lì dove si trova. Naturalmente lui parte, nasce a Norcia, poi va a Roma a studiare, da lì poi si ritira a Subiaco, prima in una forma eremitica e poi in una forma di comunione e quindi più cenobitica. E da Subiaco arriva a Montecassino. E la forma appunto di evangelizzazione è molto importante. Era una figura carismatica che ha saputo andare tra la gente, diffondere il Vangelo tra la gente anche con gesti concreti, non solo con le parole. Assolutamente, sì. San Benedetto, come dire, monaco benedettino, si può, come dire, viene subito in mente, ecco, Francesco, San Francesco. In realtà San Francesco arriva 7 secoli dopo, giusto? Sì. Beh, San Francesco siamo appunto nel 1200, San Benedetto, secondo la tradizione, nasce nel 480 e muore intorno al 547, quindi siamo al tramonto dell'impero romano, ecco, quindi c'è una distanza. Sta per iniziare il Medioevo. Esattamente. Don John McKenzie, mi dice una curiosità, ma dagli Stati Uniti a Norcia, come ci si arriva? Come è arrivato lei dall'America a Norcia? Bene, la mia storia è molto bella, come tanti miei confratelli sempre a Norcia. Io sono arrivato nel 2005 a Norcia, ho conosciuto già questa comunità nel 2003, perché ogni tanto da Roma andavo a passare qualche giorno in Umbria e sempre passava a questo monastero. Nel monastero di San Benedetto a Norcia, appunto, proprio. Dove nacquero San Benedetto e anche la sorella Santo Scolastica. E questa città, questo monastero è rimasto sempre nel mio cuore quando partivo dalla città. E questo L'attrazione è stata così forte che prima o poi, come dire, il cuore ha comandato e lei è andata a Norcia. È stato così forte perché la preghiera era forte, la preghiera si sentiva e questo è rimasto sempre nel mio cuore. Lei proprio vive a Norcia nel monastero di San Benedetto. Sì, proprio. Norcia è nel monastero, cioè Norcia è la mia città, è la mia città. Io sono cittadino di Norcia completamente. È proprio innamorato di questo luogo. Sì. Le persone, la natura, tutta la città, è una realtà molto bella, veramente. Ecco, a proposito della natura, abbiamo visto quel luogo bellissimo della fioritura, questa vallata totalmente colorata, oggi c'era questo manto di nebbia che avvolgeva completamente la vallata. Il rapporto tra San Benedetto e la natura, qual è? Bene, io direi che San Benedetto è molto legato alla terra, come tipo San Francesco. Soprattutto nel lavoro, nella coltivazione della terra che possa sostenere il monastero. E quindi una maggior parte della giornata di solito
alcuni monaci si occupano della coltivazione della terra. Bene, nel nostro monastero stesso non c'è un grande giardino, abbiamo una proprietà fuori che vogliamo e abbiamo iniziato a coltivare un po' di terra, però questa realtà tra la natura e il monastero è molto legata, molto forte questo legame. Sì, perché si tratta di creare qualcosa, si partecipa alla creazione con Dio, coltivando la terra, lavorando sul campo, eccetera. Don Luigi, il motto di San Benedetto, la sintesi, se vogliamo, della regola benedettina è il motto proprio ora et labora. Quindi c'è il momento della preghiera, perché abbiamo detto San Benedetto si era anche rinchiuso in un eremo, comunque aveva vissuto la vita monastica in questo modo, però l'elemento del lavoro non è un elemento marginale, non è un elemento sconosciuto alla vita monastica. No, assolutamente. Appunto è una sintesi, il motto che è celebre in tutto il mondo, ora et labora, che si trova in tutti i manuali di storia e di letteratura che abbiamo studiato sin da quando eravamo bambini, no, elementari. Non si trova così espresso nella regola, è qualcosa che poi nella tradizione, no, ha trovato una sintesi, anche se poi nell'ultimo breve pontificio da parte di Papa Paolo VI, 50 anni fa, il 24 ottobre del 1964, quando è venuto a Montecassino, la mia abbazia, a riconsacrare la Basilica dopo la distruzione del bombardamento. Certo, che era stato totalmente distrutto nella Seconda Guerra Mondiale. In quell'occasione proclama San Benedetto patrono d'Europa. E lì aggiunge una parola a questo motto che poi per diverso tempo è passato, come dire, un po', è stata un po' trascurata, vale a dire il lege, cioè ora et labora et lege, perché a indicare che il monaco non è soltanto impegnato nel lavoro manuale, no? Ecco, John ricordava la coltivazione, poi della terra che appartiene a un tipo di modello monastico. Ecco, oggi se dovessimo fare una considerazione, no? Globale, sono pochi i monasteri e i monaci che si occupano ancora della coltivazione, perché è chiaro che le mutate condizioni sociali, i tempi hanno orientato verso altri impegni, certo. Non meno, però c'è il concetto del lavoro, cioè, come dire, il monaco che deve essere regalato nella realtà del lavoro. Allora c'è il primo impegno, che è la preghiera, naturalmente, cioè il monaco è colui che è in comunione con Dio e con i fratelli mediante la preghiera, e poi questa comunione si manifesta e si vive anche con il lavoro, che sicuramente è un impegno del monaco, perché, ecco, dice San Benedetto nel capitolo sul lavoro, saranno veri monaci quando vivono, no, del lavoro delle proprie mani, cioè quando comunque sono impegnati. E poi naturalmente San Benedetto aveva anche un obiettivo spirituale ascetico, ossia il lavoro doveva impegnare il monaco anche per non farlo cadere nell'ozio. Che poi ci sia anche un ozium monastico, cioè a dire un momento della vita, della giornata in cui il monaco è da solo con se stesso e con Dio, questo è un'altra faccia della medaglia. Fa parte, diciamo, della sfera spirituale, no? Esattamente, ma l'ozio inteso come assenza di un impegno, di un lavoro che lo faccia partecipare alla creazione, ma che tenga anche il monaco stesso impegnato, questo è un cavallo, come dire, di battaglia, certo, di tutto il monachesimo. Don John McKenzie, adesso andiamo in pausa, poi ci racconta, sì, perché stiamo andando in pausa, poi sì, ci racconta come viene proprio scandita la vostra giornata, sì, secondo la preghiera, perché, certo, ogni momento della giornata ha la sua preghiera. Certo. Don Luigi, a dire la verità, tu risiedi nel monastero di Montecassino, che è il luogo per eccellenza proprio di San Benedetto, e invece Don John si trova proprio nel
monastero di Norcia, di San Benedetto di Norcia a Norcia, che è proprio il luogo natale di San Benedetto. Ma è vero che per due secoli questo monastero è stato... non c'era nessuno, non c'erano vocazioni, cosa era successo? Allora è successo che nel 1810 i monaci sono stati esiliati a causa delle leggi Napoleone e quindi dopo di questo non c'era una comunità che poteva riprendere il monastero. È vero che durante gli anni 60 c'era una piccola comunità della Repubblica Ceca, però loro non erano dentro le mura di Norcia. E quindi il nostro fondatore, padre Cassiano Folsom, nel 1998 ha avuto un'ispirazione, ecco, di fondare una comunità. All'inizio voleva fondare la comunità qui a Roma, però Dio aveva altri disegni per noi. E l'arcivescovo allora ci ha chiesto di riprendere questo monastero, e quindi nel 2000 siamo arrivati in 3 e adesso siamo in 16, quindi la comunità... Tutti sempre... americani? No, tutti noi non siamo americani, e io direi sempre che la fondazione nostra è internazionale e risiede qui in Italia. È vero, la gran parte dei miei confratelli siamo americani, ma c'è chi viene da Brasile, da Germania, Indonesia, quindi c'è pure anche una vocazione italiana. E quindi questa è la coltivazione delle vocazioni che cerchiamo, che non è soltanto dell'America. Dicevamo, la giornata dei monaci benedettini è scandita proprio dalla preghiera. Il momento della preghiera è un momento proprio centrale. Don John, sì. Nel monastero di San Benedetto lì a Norcia, a che ora inizia la vostra giornata e come è scandita a seconda della preghiera? Sì. Allora, la nostra giornata inizia molto presto in mattina, alle 4. Alle 4? Sì, con l'ufficio dei mattutini, cioè sono preghiere pregando dei salmi. Dopodiché abbiamo un momento di lectio divina, cioè la lectio divina è quando il monaco o qualsiasi cristiano si medita sulla Sacra Scrittura o qualche scritto di un padre della Chiesa. E poi abbiamo alle 6 i lodi, sempre pregando i salmi, poi un altro breve preghiera alle 7:45, e poi dopo di questo inizia la nostra giornata lavorativa. E viene interrotto verso le 9:35 con l'ora terza e poi la Santa Messa conventuale. E poi di nuovo lavori fino a 12:45 con l'ora sesta. Poi c'è il pranzo, dopo il pranzo c'è un breve pausa, no? Come fanno tutti. E poi c'è l'ora nonna alle 14:45, un'altra preghiera, poi altri lavori dalle 3 fino alle 5:30. E la giornata lavorativa finisce con i vespri alle 17:30. Poi c'è la cena e un breve raduno della comunità, perché noi abbiamo tantissimi lavori, impegni sia dentro il monastero che fuori il monastero. E quindi l'unico modo di radunarci insieme per parlare un momentino è nella sera, prima della compieta. Quindi c'è una ricreazione, parliamo insieme, ridiamo sempre insieme, è un momento di stare proprio come una famiglia monastica. E dopo questo alle 7 o 19:45 c'è la compieta e finisce la giornata monastica così. Oh, la cosa che mi ha colpito molto è che per quanto riguarda i monaci benedettini non esiste un superiore, ma c'è l'abate, che è proprio, deriva dalla parola padre, quindi c'è questa figura paterna, così come voleva San Benedetto, come un padre, è così, Don Luigi? Sì,
San Benedetto dedica due capitoli della regola alla figura e all'elezione dell'abate. L'immagine che in maniera, diciamo, più nitida accosta la figura dell'abate è quella di Gesù Buon Pastore, che si prende cura delle pecore, che segue, no, il gregge. Allora, l'abate è sì il superiore, diciamo, della casa, ma nel senso appunto paterno, come richiama giustamente, dici, etimologicamente, cioè abate, cioè padre, è il padre della comunità, è il punto di riferimento, è il cuore, se vogliamo, perché non in quanto una virtù, diciamo, propria, no, del fatto di essere abate, ma perché nel monastero fa le veci di Cristo, cioè il legame è fondamentale, capire. È davvero una figura di riferimento, ma di riferimento anche spirituale. Assolutamente. Prima diceva Don John, la sveglia è alle 4, quindi un po' cade, come dire, il luogo comune della vita monastica, bella all'interno del monastero, con la birra, si coltiva la terra, un po', insomma, il cliché. Bucolica. Ma no, la vita monastica, come dire, è anche dura, se vogliamo. La vita monastica esige un ritmo. E anche le ore vengono scandite, prima ora, seconda ora, nona ora, ascoltavo prima. Cioè, e questa è l'impostazione proprio della nostra vita. 7 volte al giorno, no? Ci ritroviamo nella preghiera e celebriamo l'intero Salterio, 150 salmi in una settimana. E dobbiamo poi a questo aggiungere che non c'è solo la preghiera, così, come dire, nutrita, forte, sia comunitaria che personale, ma poi ci sono i momenti di lavoro, gli impegni personali. E poi non è da trascurare, perché non vorrei che passasse, come dire, inosservato anche un altro elemento fondamentale della vita monastica, che è la dimensione comunitaria, fraterna. Cioè, ci sono dei momenti fissi, anche questi, nella giornata, in cui i monaci devono ritrovarsi in quelle che chiamiamo ricreazioni. Dicevamo, Don Luigi, proprio della vita comunitaria, non è soltanto, come dire, la vostra giornata scandita dagli orari della preghiera, ma a un certo punto c'è anche l'importanza di ritrovarsi, come diceva Don John, tutti insieme per condividere le esperienze della giornata, momenti magari di difficoltà, ma anche momenti di gioia. Sì, assolutamente, questa è una cosa importante, no? Che va sottolineata, perché il monaco è vero che conduce no, la vita di preghiera, di solitudine, di lavoro, però rimane un cenobita, cioè che vive in comunione con gli altri, quindi è importante ed è necessario che ci siano anche dei momenti in cui la comunità si ritrovi non soltanto per esprimere delle decisioni importanti, ma anche per poter parlare. Quindi nell'arco della giornata, in quasi tutte le comunità c'è almeno un momento di ricreazione. In alcune quindi vi trovate in una sala, sì, come funziona? Esattamente, vi trovate, sì, in una sala e ovviamente si ritrova in una sala, generalmente o è dopo pranzo o dopo cena. Noi per esempio a Monte Cassino ne facciamo 2 più o meno, almeno con i giovani, no, del noviziato. O dopo pranzo o dopo cena ci si ritrova in una sala dove si parla così del più e del meno, si condivide un po' la giornata, le notizie. E anche un po' come di avviene fraternità in famiglia, del resto, esattamente, no? Don John, dicevamo i frutti della terra. Io ho fatto prima riferimento alla birra che i monaci benedettini fanno proprio a Norcia. Ma perché i monaci, come dire, anche nella storia hanno sentito il bisogno di fare una birra? È una domanda molto importante. Brevemente, perché poi l'andiamo a vedere, sì, a Norcia. Sì, è una domanda molto importante. Cioè, noi abbiamo voluto cercare un lavoro che potrebbe sostenere il monastero, ma anche potrebbe dare ancora di più importanza nella città, e ecco perché la birra si chiama birra Nursia. Birra Nursia, ma com'è, Don Giovanni, com'è questa birra? È buona? Buonissima, tutte e due, però preferisco quella extra, in realtà.
quella, diciamo, quella scura, quello un più sapore pesante, più forte, più sì, intenso. Sì. Don Luigi, lei l'ha mai provato queste birre? Sì, però non faccio testo perché non sono un bevitore di birre, quindi, però sono buone. Sì. Oh, dicevamo prima, il motto della regola di San Benedetto è proprio ora et labora. Allora immagino da casa la curiosità sarà venuta sicuramente, ma Don Luigi e Don John che lavoro fanno? Qual è il vostro impiego? Io so, lei Don John e Don Luigi insegna religione in un istituto scolastico, ma non solo. Sì, attualmente sto svolgendo l'incarico di segretario dell'Abate Primate qui a Roma, a Sant'Anselmo, che, dove c'è la sede della Confederazione Benedettina, diciamo, quell'organismo che abbraccia tutte le congregazioni benedettine nel mondo. Ma nella mia comunità il mio incarico primario, oltre che aver svolto il ministero di maestro dei novizi e quindi dei giovani, è stato anche quello di occuparmi della scuola. Abbiamo una scuola nella città di Cassino, la scuola San Benedetto, che oramai da tanti anni è una espressione della comunità. Certo. È un istituto omnicomprensivo che parte dalla scuola dell'infanzia e arriva fino al liceo classico, quindi lì ho insegnato religione e sono ancora responsabile con dei collaboratori che chiaramente con cui ho un legame. Insegnante e segretario dell'Abate Primate. Don John, il suo impegno invece qual è? Io so che lei è studente, giusto? Sì, adesso sono studente di teologia qui a Roma. Ma in monastero ho fatto tantissimi lavori, sia in foresteria, sia insegnando prima comunione ai ragazzi, prefetto di casa. Io vedo che lei ha accanto a sé un libro. Sì, recentemente anche dei disegni autore molto belli. Sì, è La vita di San Benedetto per i ragazzi, che lei proprio ha scritto. Sì, cioè ho preso da ciò che dice già San Gregorio sulla vita di San Benedetto, quindi, però è una cosa che ho visto tanti anni fa lavorando nel nostro negozio. Ho visto che non c'erano dei libri proprio dei santi in disegni molto belli, e quindi ho visto questa opportunità e ho voluto scrivere sulla vita di San Benedetto in disegni molto chiari. Non so se possiamo mostrarlo alla camera, sì, facciamo vedere anche i disegni. Ecco, mi dice qual è l'aspetto, ecco, parlando di San Benedetto con i ragazzi, qual è l'aspetto che più colpisce i ragazzi proprio della vita di San Benedetto? Bene, io direi che ai ragazzi colpisce due cose: la preghiera e la realtà del lavoro. Cioè c'è un senso reale della vita monastica e i ragazzi sono veramente si colpiscono davanti alla nostra vita comune. Vengono tantissimi ragazzi sia nell'estate che nell'inverno che sperimentano la nostra vita e rimangono sempre qualcosa nel cuore loro. Ho visto tante conversioni di tantissimi ragazzi da tutte le parti del mondo, ma anche soprattutto qui in Italia, e credo ciò che si capiscono di più della vita monastica è la conversione interiore, cioè che uno si veramente mette sulla conversione, e quindi per me è stato sempre la conversione interiore e devo comunicarlo e lo faccio attraverso questo libro. L'ha fatto attraverso questo libro. E a lei Don Luigi, qual è stato l'elemento, il punto che più l'ha colpita di San Benedetto, che poi l'ha spinta alla sua conversione e ad abbracciare appunto l'essere un monaco benedettino? Ma sicuramente questo equilibrio tra appunto la vita di preghiera, l'impegno lavorativo
e la vita comunitaria. Cioè, per me è stato importante, fondamentale proprio bilanciare, equilibrare l'aspetto della solitudine con quello della comunione. La spiritualità calata però nella realtà concreta, è così? Assolutamente. Le cose disincarnate non sono veramente spirituali. Io ringrazio di cuore Don Luigi, grazie anche al nostro Don John McKenzie.